Ciao ragazze, oggi vedete questa inquadratura perché finalmente voglio parlarvi del Flat Perfection e del fondotinta nuovo di Puro Bio, quello compatto in polvere. E quindi non vi serve vedere la mia faccia, vi serve vedere bene quello, insomma, il fondotinta. Allora, intanto sapete benissimo che il Flat Perfection è il mio fondotinta preferito in assoluto tra quelli compatti, sia bio che non bio, è proprio il mio preferito in assoluto, mi piace tantissimo perché è leggero, è... non si sente sulla pelle, non secca, non mi fa vedere pellicine, niente di niente, quindi comunque è il mio fondotinta preferito, e però oggi voglio metterveli a confronto. Allora, intanto cominciamo dalle confezioni. La confezione del Flat Perfection è questa. La aprite, dentro c'è lo specchio, eccolo qua, uno specchio abbastanza grande, e sotto non c'è nessun tipo di applicatore, quindi questa è la confezione fatta e finita. La confezione invece del Compact Foundation di Puro Bio è molto più alta, eccola qua, vedete, perché praticamente c'è la cialdina, eccola qua, lo specchio anche qua abbastanza grande, sotto io non riesco mai ad aprirlo perché non c'è una scanalatura. Eccola qua, sotto c'è la spugnetta con cui potete applicare il fondotinta, e in più questo è refill, vedete qua lo potete togliere, è refill, quindi quando finite il fondotinta non dovete ricomprare tutta la confezione ma dovete comprare soltanto la cialdina, e questo devo dire che è un dettaglio non da poco perché comunque si fa meno spreco di plastica e si paga meno il fondotinta. Io se lo uso tutti i giorni il Flat Perfection, dopo un paio di mesi l'ho finito e quindi in fondo all'anno butto via tante di queste scatoline. In realtà io non ne ho buttata via mai nessuna, ne ho tantissime, un po' magari la tengo, una tengo in borsa, una tengo in un cassetto, le uso come specchietti perché comunque la confezione per me è bellissima, però effettivamente si fa tantissimo spreco, e quindi la confezione devo dire che col fatto che Puro Bio sta facendo tutti i refill vince sicuramente questa. Passiamo alle colorazioni. Le colorazioni del Flat Perfection sono 8, quelle del fondotinta di Puro Bio sono 6. La differenza sostanziale è che quando andate a comprare il Flat Perfection voi riuscite a comprarlo più o meno anche online, perché le colorazioni sono divise in neutre, rosate e gialle, e quindi per sottotoni c'è un Fairy Neutral, quindi la colorazione più chiara è neutra, invece c'è poi un Light Rose, un Light Neutral e un Light Warm. Poi ci sono i medium, che sono soltanto due, quindi medium neutral e medium warm, e poi ci sono i tan, che sono sempre neutral e warm, quindi neutro e giallo. E invece queste sono 6, ma comprarlo online è difficilissimo perché non sono divise per sottotoni, sono semplicemente 6 colorazioni che secondo me alcune si somigliano anche, quindi non è proprio semplicissimo comprarlo online. Però se avete già sia la BB cream che l'altro fondotinta in liquido, sul loro sito c'è una tabella fatta benissimo in cui potete comparare la vostra colorazione, quella che avete già, con questo, e quindi comunque riuscite a comprarlo abbastanza bene anche online seguendo questa tabella. Allora, poi andiamo avanti. Allora, passiamo alla consistenza. Sono un pochino diversi. Il fondotinta, lo vedete anche qua, il fondotinta di Puro Bio è molto molto setoso, è proprio fine, lo vedete? È proprio fine come grana, è sottilissimo, è quasi impalpabile. La grana di questo è completamente diversa, al tatto sembra più morbida, però è un pochino più grossolana, vedete proprio la differenza, guardate la differenza di coprenza, questo risulta molto più coprente rispetto a questo, infatti questo è molto molto lieve come coprenza, questo è un pochino più diciamo medio bassa, è un pochino stratificabile ma non più di tanto, perché poi a me non piace l'effetto mascherone stratificando il fondotinta in polvere minerale, quindi comunque secondo me applicati come li applico io come coprenza sono più o meno simili, anche se questo comunque è parecchio basso come coprenza, c'è addirittura chi lo usa come cipria, quindi comunque come coprenza è abbastanza bassa. Però questo di Puro Bio è proprio sottile e quasi impalpabile, cioè proprio si vede anche dalla consistenza qua. E le applicazioni, allora l'applicazione di questi due fondotinta sono abbastanza polverosi, essendo comunque minerali,
sono abbastanza polverosi. Io vi sconsiglio di applicarlo con un pennello tipo questo, a setole molto fitte, perché è troppo duro, cioè non è duro sulla, come setole è morbido, però è molto compatto e quindi io vi faccio vedere quanta polvere. Guardate, solo non ho girato, ho solo appoggiato e avete visto quanta polvere ho creato. Il problema di questo soprattutto è che la polvere che si crea è talmente sottile che poi non si riesce a pescarla, vedete? Più provo a pescarla e più creo polvere, vedete? E questa è la cosa che mi fa piacere meno questo fondotinta. Questo invece, io vi faccio vedere, ora devo scuotere un po'. Questo invece creo polvere, però guardate, ne creo meno e poi riesco piano piano a pescarla o comunque a non, cioè mettendo il pennello, a non crearne ulteriore. Vedete che comunque è tutta sul pennello. Invece ho una difficoltà enorme a prelevare la polvere che creo con questo tipo di fondotinta e questo insomma me lo fa piacere, ma un pochino meno. Io di solito utilizzo questo tipo di pennello che è molto più morbido. Ovviamente la coprenza con questi pennelli diminuisce, lo sapete. Però io preferisco comunque un effetto totalmente naturale con questi fondotinta e quindi preferisco un pennello di questo genere. E quindi io vi consiglio un pennello molto 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 morbido, anche se comunque si fa difficoltà a prelevare la polvere, vedete comunque rimane sempre tutta lì e non si riesce a prelevare. Allora, Puro Bio infatti cosa ha fatto? Ha messo una bella spugnettina di quelle piatte che io odio queste spugnette, cioè non ci posso fare niente, non mi piacciono, però Puro Bio ha messo questa bella spugnettina perché dicono che l'applicazione migliore di questa fondotinta sia data dalla sua spugnetta, cosa che effettivamente è perché guardate la polvere che c'era. È andata via perché è tutta sulla spugnetta. L'unico problema, che forse è un problema mio, è che a me l'applicazione con la spugnetta del fondotinta compatto minerale non piace per niente perché si perde la naturalezza del fondotinta. Cioè, questo è un fondotinta bello perché risulta completamente naturale, invece con l'applicazione fatta con la spugnetta secondo me diventa un po' effetto mascherone, io ve lo dico sinceramente, non mi piace assolutamente l'applicazione con la spugnetta, cioè proprio per niente. Io ho provato perché con gli altri metodi non si riesce ad applicare senza fare polvere, cioè senza buttarne metà e se non di più, ma a me l'applicazione con la spugnetta proprio non piace per niente, perché vi dico proprio la verità, si vede tantissimo sulla pelle. Quindi cosa faccio? Cosa ho fatto, ma cosa non farò più? Lo applico con la spugnetta e poi dopo vado a spennellare con un pennello grande da cipria. Però sinceramente il doppio passaggio mi risulta abbastanza scomodo, cioè lo trovo veramente inutile il doppio passaggio dalla spugnetta a poi il pennello per togliere insomma il residuo. A me non piace, non ci posso fare niente, questa applicazione proprio non mi piace e non me lo fa piacere tantissimo. Il Flat Perfection io lo utilizzo tanto, 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 sono anni che lo utilizzo, ce l'ho nella colorazione medium warm, ho sempre utilizzato la medium neutral, io sono abbastanza chiara, medio chiara e comunque mi serve la media colorazione. Io adesso uso medium warm perché medium neutral comunque risulta leggermente più rosato rispetto al warm, io sono un po' più gialletta e quindi adesso ho deciso di passare al warm che mi piace molto di più. Di questo di Puro Bio, io avevo scelto la mia colorazione al Sana e vi dico già che è questa quella che avevo scelto io. La vedete rotta perché mi è caduta, va bene. Questa è quella che avevo scelto io. Scusate la luce, ma è cambiato fuori, però va bene, insomma. Questo è lo 03, ok? Che è questa colorazione qua, che per la mia pelle era perfetta, ve la faccio vedere. Per la mia pelle era perfetto e quindi io quando è uscito ero sicurissima ed ho comprato lo 03. Cosa succede? Che sulla pelle del viso ossida e cambia tantissimo e diventa scuro. Quindi applicarlo con la spugnetta è praticamente impossibile perché si vede tantissimo lo stacco sul collo e non mi piace perché è davvero molto più scuro.
Con il pennello si vede comunque un pochino la differenza e quindi la 03 l'ho dovuta abbandonare e per capire un po' il fondotinta e poterlo provare ho dovuto comprare un'altra colorazione e guardate quanta differenza, questa è la 02, però alla fine, anche se per la mia pelle potrebbe sembrare chiaro, perché guardate, poi sul viso si uniforma tantissimo e quindi diventa del mio colore. Quindi questa cosa prendetela in considerazione perché io vi assicuro, ve lo do per certo, che sulla pelle ossida. Addirittura io metto questo e delle volte per dare dei punti un pochino più scuri, come se fosse bronzer, uso questo perché sulla mia pelle si ossida e cambia tantissimo colore. E quindi questa cosa, insomma, boh, lascia da pensare. Invece il Flat Perfection vi assicuro che non ossida perché lo compro da anni e il colore che comprate è quello che poi vi risulta sul viso. Quindi io credo che più o meno vi ho detto tutte le mie impressioni di questi due fondotinta. Io non so se smetterò di comprare questo, ma sicuramente non è il mio fondo compatto preferito, perché già il fatto che ossida non va bene, il fatto che spolveri così tanto e che debba essere applicato solo con la spugnetta, anche per me, anche quello secondo me non va tanto bene. Le colorazioni tendono un pochino, lievemente, ad ingrigire l'incarnato, ci deve essere un pigmento che fa sì che ingrigisca un pochino anche l'incarnato e quindi, boh, io continuo a preferire il Flat Perfection, nonostante sia un fondotinta che dura veramente poco, perché nell'arco di 2 mesi, ve l'ho detto, se lo usate tutti i giorni finisce, lo dovete ricomprare, però io continuo a preferire il Flat Perfection per tutti i motivi che vi ho detto in questi quasi 12 minuti che chiacchiero. E quindi niente, insomma, queste sono le mie impressioni. Fatemi sapere se voi, se l'avete provato, se avete provato entrambi, come vi siete trovati, come siete trovate, se vi è piaciuto più uno, se vi è piaciuto più l'altro, se avete riscontrato gli stessi difetti che ho riscontrato io, se, insomma, fatemi sapere tutto quello che, tutte le vostre impressioni. Se avete delle domande, qualcosa che magari non vi ho detto perché ci sta chiacchierando così random che qualcosa mi sia sfuggito, se avete delle domande fatemele qui sotto nell'info box. Ecco, la luce forse è migliorata un po' ora che ho finito il video, ovviamente. Se avete delle domande fatemele qui sotto nell'info box, perché sicuramente io vi rispondo al 100%. E quindi, insomma, se avete qualche altra curiosità ve la chiarirò sicuramente nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile per la scelta del vostro fondotinta compatto minerale bio. E niente, ci vediamo al prossimo video.